che bello iniziare a giocare qualcosa di serio, eh? Non sono pronta psicologicamente. Posso dire che di solito sono abituata a giocare la merda, basta col sesso alfa. Adesso basta, no al sesso, stop al sesso. Amici, benvenuti su Silent Hill 2 con la Director's Cut, che fra l'altro io non ho mai giocato, quindi... È buono anche perché c'era una parte che avevano aggiunto con la director che io non avevo mai giocato, che però si dovrebbe giocare alla fine. Quindi si parte dal main scenario. Io a livello direi facciamo normal, eh? Io direi che facciamo normal. Ciao Fiorella, buon pomeriggio, bentornaus dall'estetista. Ho giocato a Silent Hill sul Wii, ma il Silent Hill sul Wii però era il 5... Sapete che non mi ricordo, normale comunque, mettiamo tutto normale perché io sono una persona non normale e quindi dico che va bene, non sono brava a risolvere gli indovinelli. Non mi posso mettere le cuffie però, che dolore, mi fa male il piercing. Au. Tra l'altro ditemi se l'audio si sente bene, se si vede bene tutto. E startiamo. Ok, a posto. Ah, era Shattered Memories. Io sai che non mi ricordo se l'ho fatto. Bello burroso, ed è così che si deve vedere. Messo i sottotitoli? Yes. Fra l'altro adesso voglio provare a vedere tutte le cose che ci sono in sottofondo. Mi devo già muovere? Sì, mi posso già muovere. Madonna mia, com'erano legnosi i comandi. Come correva lui? Signore, con X? No, con questo. Benissimo. Oh, ciao Stefano! I giochi croccanti dell'epoca. Fra l'altro, ragazzi, la Lost di questo gioco è tra le cose che mi piace di più in assoluto. Era veramente super, super bella. E forse anche quella che mi mette malinconia, pesantezza. Qualcosa che sbatte dietro, io ho paura. Io fra l'altro voglio spegnere qua. Questi mariti che non fanno mai le cose, però. I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Già parte la presa a male, cioè questo gioco inizia con la presa a male terribile. The name on the envelope said Mary. Bello sto posto speciale, ha portato a Frosinone. My wife's name. Ciao Ala, ciao Freddy. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Dead person, sì, can't mi non ho controllato. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? No, ma la musica è super bella. Our special place. A me piaceva un sacco. What could she mean? This whole town was our special place. Madonna, Medros, addirittura. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us. Comunque lui va cercando la moglie. La sapevo suonare. Io non ho mai saputo suonare nessuno strumento in vita mia. Sarebbe piaciuto tantissimo imparare a suonare qualcosa. Waiting for me. Lui tra l'altro disse tutto storto. Il campanello, il citofono. Prima o poi lo devo giocare. Ho capito, ma sono passati 20 anni. Ciao Mera, buon pomeriggio. Allora amici, io prendo un po' di impatto con i comandi perché non ricordo nulla. Ok, so soltanto che con quello che dovrebbe essere quadrato
si corre, quindi corriamo. Ma posso prendere direttamente? Potevo prendere direttamente la macchina? Manco il triangolo? No, nemmeno il triangolo so fare. Non ho la mappa di questa zona e va bene. C'era un modo per aprire il menu? No, non c'era un modo per aprire il menu. Però posso prendere la mappa di questa zona. Ho una mappa di Silent Hill. Non ci vedeva andare con la macchina lui? Cioè, scusami, Fradomo. Vediamo un attimo la mappa. Partiamo dallo zero. Siamo all'Observation Deck. Dobbiamo cominciare a scendere, quindi andiamo. Non mi ricordo niente di questo gioco. Nemmeno io. Io ti giuro, Els. Io mi ricordo soltanto che sono stata traumatizzata. L'ho finito tutto, con tutti i finali, anche il finale meme. Dopodiché sono rimasta traumatizzata e ho detto, oh, va bene, basta, non ci gioco più. Ciao, Filippo! Wacom! Wacom! Ma oppure vuol dire Wacom va? Ah, no, no, la L è a terra. C'è qualcosa lì a terra? C'è qualcosa che posso toccare? Non posso proseguire in auto, suppongo dovrò camminare. Vabbè, e allora andiamocene a piedi. Vai. Sì, il finale meme è iconico, il finale meme è bellissimo. Era PS2 o PS3? Era PS2, Kenshiro. Io pure pensavo che fosse per PS1. Non so perché avevo questo ricordo strano distorto. Oh no, sembra veramente quando mi sveglio io a Caserta, comunque, la nebbia. Sì, no, Jill, a me il 2 è piaciuto veramente da matti. Credo che sia una delle robe che mi ha segnato e per questo che ho detto, vabbè, basta. Sono rimasta troppo traumatizzata. Ciao, Zirlak! È PS2. È PS2, sì, raga. Io pensavo fosse PS2, ero convinta. Sento dei rumori storti. Normale? Vabbè, noi andiamo giù. Ciao Celtico! Ma sai quale città riconosciuta all'estero per essere sempre nebbiosa? Caserta! Sento troppi cani. E poi la cosa che mi piaceva di Silent Hill, che soprattutto il 2, che non era un vero e proprio horror alla... Perché prima, cioè, gli horror erano riconosciuti tipo come Resident Evil, quindi era un... Ci sono i mostri... E stop, è quello che principalmente ti fa paura. Mentre Silent Hill era una roba proprio che ti entrava in testa e cominciavi ad avere paura anche di te stesso. Quanto fumo! C'è qualcuno che si sta facendo le canne, raga. Ogni volta che vedo la nebbia a Milano mi dico se ho sbagliato posto. È bellissimo. È un bellotta di zenzero quello là dietro. Yeah. È proprio un ma quanto fumo? Ma veramente stanno facendo le braciate? Sì, è la concezione proprio di horror psicologico. Ciao, Setto! C'è qualcosa nel pozzo. Cos'è quello? Guardarlo mi fa sentire come se qualcuno stesse frugando nella mia testa. Mi dà una strana sensazione. Molto rosso. Memory card non formattata. Vuoi formattare? E formattiamo. Ho formattato, secondo voi? Ho formattato. L'incenso in chiesa la domenica. Occhio non vede, cuore non duole. Sì, ho capito, ma io non vedo e basta. Cos'è una bella battuta? Cosa confabulate? Ecco che formatta l'SSD. Adesso mi formatto il computer. Raga, io mi sono già persa, Già persa. No, non mi sono già persa. Possiamo aprire. 3 secondi record, raga. Ma sono bravissima a salvare. Ah, la città nebbiosa all'estero, Foggia. Bannatemi chi ha fatto questa esclamazione. Siamo in un cimitero veramente molto poco visibile. Immagino le persone che ci entrano. Già persa. Non avevi la mappa? Ma chi usa le mappe nel 2024? Me ne vado con onore. Ma dove ne vai? Non uso la mappa, solo i poveri usano la mappa. Si è bloccato? No. Ok. Ho avuto molta paura. Oh no, lei. Aia. Che poi questa mi sembrava sempre una mia zia pazza. Quindi immaginate. Excuse me, I'm sorry. Nella nebbia, spuntiamo il viso.
I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Ciao, drone! Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Sto scherzando, Zirlak. Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Che significa Dark Souls e Compagnia Bella fanno male ai videogiocatori? Just the fog, either. Okay, I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe... Sì, era Angela lei. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous. Però lui c'ha dei fatti da fare, quindi sì, ok. Ci devo andare per forza. Ciao, Alex! I'm looking for someone. Who is it? Someone very avevano fatto dei ritocchi nella director. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. My mother. Ciao, Kimberly. It's been so long since I've seen her. Ciao, principe. Quale domande fa queste? Vabbè, ma è l'unica persona che si è trovata in un posto. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. E voilà. Posso riparlarle, quindi, sì. Aren't you looking for someone? Vabbè, signora, scusi. No, vabbè, la signora non vuole essere più disturbata. Vabbè, Zirlak, se sei venuto per rompere i coglioni, puoi benissimo andartene a fare in culo. Tranquillo proprio, ma senza problemi. Non venite... Allora, non venite mai sul mio canale a fare i paladini del... i videogiochi sono io, so come si giocano veramente. Gli altri... Gli altri sono tutti quanti dei credi. No, su questo canale non puoi, non potrai mai. Quindi vai via e vattene a fare in culo e ciaone. E salutami a Soreda. Che veramente, guarda, venire in un canale a dire come una persona debba giocare. Ah no, la mappa la devi usare, altrimenti non sei vero gamer. Ma vai a cagare il cazzo altrove, ti prego. Vai con Angela a salutare la mamma. La dottoressa aveva perso per un attimo i denti. Sì. E anche lei ha la pazienza. Ciao, pranzato! Buon pomeriggio! No, ragazzi, non mi fate bloccare tutto. Mi sono perso un... Sì, ti sei perso quello. Ho appena ricordato perché mi mancavi. Entriamo, passiamo. Io adesso, guarda, vi giuro, non userò mai più la mappa. Non userò mai la mappa! Mi perderò per sempre a fanculo! Zirlak, pure io. Vuoi vedere come rido un sacco? Aspetta, vi faccio vedere come rido un sacco. Fatto. Ho riso. Ciao, saluto mia sorella, mi dispiace, che già fa? Vengono sui canali scrivendo e provando, non sapendo, ma che abbiamo noi il potere in mano? Cioè, ma dico io, ma chi me lo fa fare? Ma ci fate brutta figura, ma abbiamo noi il potere in mano, ma a me sono due click, fratomo. Cioè, sono proprio due click, ma per quale motivo ti vuoi rovinare la vita? Cioè, comando comunque io, quindi non capisco per cosa è che vi spinga. Cosa vi spinge a fare una roba del genere? Siete veramente tristi. Un sacco. Madonna santa. No, chi è che mi sento i piedi di qualcuno? Posso avere la risata malvagia come Alert?
devo farmi la risata della strega nera, quella di Fantaghiro, perché faceva una risata tipo la mia. Faceva una risata tipo la mia. No, perché non dovete triggerare le persone. Ma poi soprattutto sui canali che sono... Beh, posso capire sui canali degli streamer, sai, che hanno appena cominciato a utilizzare roba, Twitch, e quindi non sanno magari come utilizzare i vari comandi. A me è un click, raga. Ma io non ci perdo niente. Cioè, non ci perdo veramente niente. Possibile giocare? No, impossibile giocare un gioco. Allora, il motivo per cui io poi non ho mai più portato giochi belli, perché io prima i giochi belli li portavo. Poi il motivo per cui io non ho più portato, cioè il motivo per cui io non ho più portato i giochi belli, è perché arrivavano casi come questi in cui dicevano: no, lo devi giocare come ti dico io, perché io lo so giocare, tu no. Fra, no, cioè, e venivano a dirmelo con Final Fantasy VIII, che io ho completato al 100% tipo con il culo, l'ho giocato addirittura con il culo. Quindi non venite a rompermi i coglioni, Cristo santo. Tanto andiamo avanti. Vedo i peli di Bellotta. Il vino più bevuto di Silent Hill, il Nebbiolo. È brutto il backseat, ma io lo dico a... Cioè, ma il punto è che io... voglio anche il backseating, a me fa piacere, a me piace, perché mi dà la sensazione di, guarda, sto con i miei amici ed effettivamente lo stiamo giocando tutti quanti insieme. Magari il mio amico sa qualcosina in più, mi dà quell'effetto anni 90 che mi piace molto. Non mi piace quando mi vieni a dire lo devi fare come dico io, punto, basta, e non ti permettere di contraddirmi. Ignorali, ma no, ma io allora l'ignoro, è che stavo leggendo che era già la terza volta. Ma poi fra l'altro Zirla, che è una persona che è venuta a scrivere più volte, il fra l'altro mi pare che è venuta proprio l'ultima volta che ho visto Zirla, che era con Resident Evil. Quello pure è stato un falo in culo. Mi ricordo zero, ma ti dirò comunque come giocarlo. E fate bene, ma a me piace, io sono contenta. Io fra l'altro sto facendo questa scarpinata, ma mica so se mi dovevo andare a prendere a recuperare qualcosa, perché non ho visto se c'erano altre zone. Aspetta un attimo. Noi veniva... Io non le so leggere nemmeno le mappe, con me sono inutili le mappe. Ma tu digli, se mi paghi lo gioco come dici tu. Ti paga e poi lo blocchi. Segno. Sai come si gioca? Come cazzo ti pare. E questo è giusto. Sì, no, ma me, io lo faccio apposta. Ha aperto la mappa, basta, fallito. Ho fallito tutto. Ho fallito tutto. Esatto, Six, esatto. Vabbè, noi stiamo andando giù verso Silenceville. Hai detto che non l'apri. Va, fallito, raga. Facciamo così, la rifacciamo da adesso. Da adesso non l'apro più. Come quelli che hanno rotto le palle a Curolini perché non ha giocato i Metal Gear. Ma pupa, ma saranno cazzi suoi. Ma Cristo santo, ma fateci godere le cose. È bello perché le vogliamo portare con voi. Puoi mettere una minimappa di Silent Hill a schermo, giusto per dare fastidio. Aspetta un attimo. Aspetta, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. Aspetta che ce l'ho. Ce l'ho. Arriva. Ok. Ok. Ce l'abbiamo, abbiamo la mappa di Silent Hill direttamente come schermata. Qua. Mappa. Apriamo. Sì. Perfetto. Ecco qui. Abbiamo una mappa di Silent Hill, la metto qui. Così non disturba. Fatto. Metti la mappa di Foggia. Ho messo la mappa di Silent Hill. C'è la mappa ed eccola qui. Me la ricordavo meno complicata, ma guardate che è difficile. Non è Monza quella. No, 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 questa giuro che è la mappa giusta di Silent Hill. La mappa originale di Silent Hill. È la mappa originale di Silent Hill. Chi dice il contrario è che non l'ha giocato bene. Va bene? Rispondo sempre alle vostre esigenze. Ragazzi, quando volete. Posso prendere altro? La mappa del Molise. Mappa dimensione di tutto città. E lo so... Madonna, sento un sacco di rumori molesti. Io non me lo ricordavo così molesto a livello di rumori, eh. Però anche meno. Non c'è bisogno di urlare così tanto. Vedo casa mia su quella mappa. Vedete casa di tutti. Ciao, Reyel. Ok,
ok. Ma io per andare dove devo andare dovrei controllare un attimo. Madonna, fra l'altro lui già il fiatone, povero Stello. Tra 200 metri, svoltati a destra. Ti riderei anche Raccoon City, ma ho paura a farlo. Ciao Rampage. No, no, Raccoon City poi la facciamo con calma. Sì, ma chi è che sta travasando delle seghe? Allora, noi dobbiamo andare, a quanto pare, in nel posto magico, magica, amagica. Segui la nebbia, non puoi sbagliare. No, dobbiamo andare a magica. Quindi, a magica... Io sapete che non mi ricordo qual era il primo posto? Perché... Ah, il parchio. Vabbè, vado a destra, poi a sinistra, sempre dritto. Vabbè, dai, a destra, poi a sinistra. Sì, 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 sì. Quindi allo stop giro a destra. Non giro più a destra. A magica. Ciao, giungla! Dove dobbiamo andare? Non lo so. Ho preso la strada lunga. Oh, c'è un signore. Forse posso chiedere indicazioni. Aspè. Mo' chiedo indicazioni al signore. Quell'ombra giustora. Giustora. Ma che è, cannarsi? Ha il ciclo? Raga, magari c'ha il ciclo. Chiediamo il giustora. Giustora mi sembra... Pare disponibile. Sì, 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 pare una brava persona. Ma andiamo a chiedere un attimo. Metti anche la mappa di Londra. No, dopo metto la mappa di Foggia. Ma c'erano altre impronte? Sì. Non lo vedo molto stabile. Ho capito, però magari è simpatico. Qua qualcuno ha perso dell'olio. Va bene. Noi volevamo Sawar. Ecco qua, vedi che questo scorre ancora. Signore? Madonna, però i suoni. I suoni erano veramente terrificanti. Posso dirlo? Erano veramente terrificanti. Spero che poi puliscano. Ma contando la nebbia, io ho bisogno più che altro di qualcuno. Signora, che mi porti un aspirapolvere. Non è come GTA che posso rubare le macchine. Signore è in difficoltà. Io poi sto seguendo il sangue, non sto seguendo più il parco. Dove sto andando? Senti, no, io... Segui il signore. Io seguo il signore, ragazzi. Il signore, secondo me, ha la priorità. Madonna, mi sono fermata perché avevo paurissima. Cosa vedi tu? Possiamo aprire questa porta? Sì. Il 3 disturba di più. Io mi ricordo... Allora, io il 3, per esempio, lo rigiocherei... L'ho sempre voluto rigiocare tranquillamente. Una bevanda salutare, da terra. Perché... Ma sì, ma a noi che cazzo ce ne frega? Via. Che cazzo ce ne frega? Va bene una bevanda salutare raccolta da terra. Sarà salutare, e quindi... Sì, vado dove mi porta il sangue. Stiamo tornando indietro. E lo so, ma il sangue portava di qua. Fammi vedere. Quindi la bevanda la saluti? Sì, sì, io la prendo, dopodiché saluto un sacco di persone. Vabbè, possiamo uscire o c'è un'altra bevanda salutare qui terra? No, c'è un'altra bevanda salutare, quindi la prendo. Se è salutare... Il fatto che mi diano già due bevande salutari mi fa molto male. Meno male che James si gira come... Sì, è vero, eh. Anche io sarei persa poi. Meno male che lui ogni tanto prende e guarda le cose furbe. Fra l'altro voglio capire una cosa. L'inventario era qui. Noi avevamo la foto di Mary. Scusami. Voglio esaminarla. Eccola qui. Quindi questa è mogliere, ma... Questa è la lettera che ci ha scritto. Che è quella che abbiamo letto all'inizio. Che lei ci aspetta nel suo posto speciale. E basta, basta. Non dobbiamo fare più niente. Andiamo avanti. Andiamo a seguire il signore. Che è il nostro pastore. Pastore. Permesso. Ah, ma questa è una zona campings. Vabbè, una zona camping vuol dire che... Mamma mia. Quanta nebbia però qualcuno faccia. Ciao Vase, buon pomeriggio. Qualcuno sta facendo scorrere dell'acqua. Questo rumore non me lo ricordo e non era molto bello. Questo rumore fa molto male. No, allora James, ma perché? Perché questo oltrepassa i posti invalicabili? Sta cercando la moglie e la figlia. Lì sta cercando la moglie. Ah, il signore di prima. Salve, buon uomo. C'ha problemi? Ha problemi? Ha problemi.
Ha mal di pancia. Chiappe, tra l'altro. Attenzione. Oh, James. Va, vai via, dai. Su sto un po'. C'hai i crampi, sì, sì. Com'è percuoto? Aspetta che non me lo ricordo. Non mi ricordo i tasti. Non mi ricordo i tasti. Aspetta. La domanda che mi faccio più spesso negli horror è perché. Io non mi ricordo i tasti. Signore, aspetti un secondo. Con questo switch. Ah! No, ragazzi, io no. Va bene. Va bene. È morto? Sì. Gli ho dato uno scuzzettone. Quindi era così. Spaff. Benissimo. Posso toccarlo? Madonna, io sto impiastricciando i piedi nel signore. Morto, che sia stata quella creatura? Che succede a questa città? Ma niente, è una città così tranquilla. È tranquilla d'altronde comunque, non c'è molto casino. Era solo costipato, gli ho dato la botta per farlo dormire. Voleva solo la carta igienica. Noi intanto accendiamo per vedere se prende Rado e Maria. E sentiamo. Si fa silenziosa, sì. Ciao, Maids! Anche Alone in the Dark. Io Alone in the Dark non l'ho mai giocato. Ma tanto vi farò una domanda su Instagram prima o poi. Quindi venite su Instagram che vi sto per fare delle domande serie. Portiamolo, potrebbe servirmi. Va bene. Perché Alone in the Dark, per esempio, non l'ho mai giocato ed è un gioco che io vorrei tantissimo recuperare. Madonna, i piedi pieni di... Dai, però che dettagliino il fatto che metti i piedi nel sangue degli altri e ti si impiastricciano. E poi non ti si impiastricciano più. Non lo so, a me per un gioco PS2 sta roba mi emoziona. Perché lo so che eravamo già a periodo PS2, quindi eravamo abbastanza avanti. Però, oh, Christian... Il primo all'epoca fece il botto perché era il primo vero 3D. Ma io non ho mai avuto proprio... I primi due storici e i moderni. I primi due storici. È veramente come passeggiare a Milano. Se invochi per la strada sbagliata ti trovi davanti il maranzo di turno. Aspetta che qui sento del rumore di sentimenti. A sinistra? Destra? Sì? Sento troppi piedi. Vabbè, ma sono pattinatori. Guarda lì che belli quei pattini. No, ragazzi, ma sono troppo belli. No, allora. Lei con questa vagina. Si fermi. In nome della legge. In nome della legge. In nome della legge. Ah! Vabbè, vado via. Io lo lascio. Ricordati che le armi si rompono. Ah, ma qui è chiuso. Ostia. Vabbè, devo andare via allora, dai. Ma mi ha sputato dalla vagina. Ma si fa? Mi guarisco. Non è carino. Vabbè, saluto mia sorella da allora. Vado a destra. No, io evito tutto. Vado con l'ignoranza, raga. Evito tutto. Evito tutto e vado via. Andiamo di qua. Sì. Possiamo andare dritto e poi in fondo a destra. Ciao, Elsina. Vai via. Mua. Grazie per essere passata. Ma la tua vita dove sta? È qui, non qui, scusa. È nelle impostazioni. Prendere una bella spranga di ferro. Ma James è... allora, senti, capo. Tu e la tua vagina ve ne andate, via. Anche i Devil Within. Io i Devil Within pure non li ho mai giocati. Madonna, sento un sacco di casino. Sento pure le biciclette. C'è James che sta guardando qualcosa. Quindi, aha! Presa. Mostri sì, ma con stile. Sì, hanno le zeppe tipo i Måneskin. No, dottoressa, no. Perché no? Non posso bere l'acqua. Non posso bere l'acqua. David Within è il gioco che fa per te se sei pronta a tirare madonne. Ah, beh, ma io ho una pazienza di pazzi. D'altronde stream, cioè... Ah! Ma che gente strana che gira qui intorno. No, vabbè, ma io non ci voglio parlare con queste persone.
Ma sono proprio dei tamarri. Deve giocarli gli Evil Within. Ma li recuperiamo, eh. Vi ho detto, io in questo 2024 voglio recuperare quanta più roba decente possibile. Sì, ma sono troppo... Uno scarafaggio, eh. No, vado via. Signore, faccia il suo gioco. Vada pure. Lasciamolo stare. Ma cazzi suoi. Lasciamolo stare. Sì. No, no, non badi a me, non badi a me. Non badi a me, non faccio badare a me. Sta andando giusto? Sì, sto andando giusto. Posso fare una chiamata? No. Qui sentivo del rumore di biciclette di Sole Enigmista. O di topi che grosicchiano i cavi. Quante cazzo di nemici c'erano? Altra cosa che mi ricordo è che non dovevo... Era tipo molto Resident Evil, quindi non dovevi stare troppo a ammazzare la qualunque. James, stai guardando dei fatti? Sì. Scatola di pronto soccorso, però c'è anche altro qui. Yep. Dei proiettili per pistola. Pistola che non abbiamo. Quindi ce li teniamo. Non avevi detto che non guardavi la mappa? Ho detto che non guardavo la mappa che è qui sotto. Le bevande salutari sono per forza le Pepsi. Ho detto che non avrei guardato la mappa qui sotto. Ma poi il resto delle mappe le guardo. Sì? Perché continuo a sentir grattare? Resident Evil 4 poi pure lo devo recuperare. Io ho preso la remastered. C'era qualcosa? Stavi guardando qualcosa, James? No? La remastered, sì, il remake. E ancora non l'ho giocato. Ricordati di aprire tutte le porte che ti segnano sulla mappa. Quali porte? Nuova bio. Potrei contraddirmi. Cosa? Proiettili li lancio a mano. Sarebbe molto bello. Il remake mi hanno detto che è molto carino, del 4. Io ho giocato fino al 3, che li ho recuperati prima che uscisse il 4. E poi... poi stop. Ma che è una macchinina? Scusi? Ha un momento per parlare... Ma sono scarafaggi? Sì, ma è uno scarafaggio meccanico. Ricorda di Fendinebbia. Vabbè, qui non si trapassa. E leggiamo. La porta che compare nel buio e si apre sugli incubi. Ah, vabbè, ma allora è casa mia. No, scusami, è chiuso. E non ho letto. Perché ho cliccato per sbaglio. Ciao, Camu. Buon pomeriggio. Che merda che sei. Sono scarafoni meccanici. Sento dei piedi. Quindi qui non possiamo andare. Tu non puoi passare. È una porta che però è chiusa. Dobbiamo andare verso sinistra. Andiamo. No, non sputarmi la melma. Senti, ma... No! C'era un modo per pararsi? Salve, signore. Mi può... Scusi, vorrei capire un attimo... Since? Sì? Sto cercando di capire i comandi. E io continuo ad aprire la mappa. Niente parate, niente pe... Non, niente pe... Nemmeno il doppio, pe... Nemmeno il doppio, pe... Ti spacco! Ti spacco, ti... Ti spacco, ti... Ti spacco, ti dico! Sì... No! Stai fermo! Stai fermo, ti dico! Stai fermo, ti dico! Stai fermo, ti dico! Stai fermo, ti dico! Fermo! È fermo. È fermo. Credo sia ancora vivo. Shh. Adesso è morto. Quando stanno a terra così, prendili a calci. Vabbè, a calci, avvocato. Non è che posso... Stai giocando a normale? Sì. Ma anche perché non mi ricordo letteralmente nulla. Vabbè, ho capito. Ma non è che posso vaginare continuamente. Senta, lei si faccia una ragione. Si faccia una vita, vai via. Oh, e basta. Non è che posso star qui a picchiare tutti i signori che mi passano davanti. Si è addormentato per sé. Maronna, questi che camminavano sotto le macchine. Ma che sono? Dei vecchi... Dei vecchi come guidatori di auto.
dei vecchi carro attrezzi. Contrabbandieri di auto, non lo so. Sì, signore, lei faccia il suo, io non la guardo. Ah! Vabbè, ma ho capito, ma stanno facendo Fast e Furio proprio. Mamma santa. Sono i vecchi che cercano il cantiere da guardare. Oh, c'è qualche signore simpatico qui a terra. C'è un blocco per memorandum per terra. Scriverò tutto ciò che ho appreso finora. Forse potrà esserti d'aiuto. Se stai leggendo, è probabile che sia già morto. Beh, è vero. Quindi. Ma basta? Ma scusami. Pensavo che mi desse qualcosa di interessante, tipo, oh, madonna, l'equazione della vita. La strada è bloccata, da qui a un posto proseguì. Mannaggia. Non posso arrivare al parco, devo trovare un'altra strada. È che ho capito, però, che palle, ma è tutto bloccato, Dio mio. Dove devo andare? Da dove devo andare? Dritto? Vabbè, andiamo dritto. Sono i post-it che ti lascio al frigorifero. Vabbè, andiamo di qua. Memorandum del caso. Sì, è inutile. Signore, io non la guardo. Lei per me non esiste. Vado avanti. James si sta facendo veramente la maratona intanto del secolo in mezzo a Silent Hill. Bravissimo lui con questi piedi semovibili. L'aiuto meno aiuto della storia. Sì, sì, no, il memorandum. Mi scrivo tutto, mi appunto. Ma me lo segno, eh. Stati attento. Io però devo andare a controllare se ci sono dei fatti. Ci sono veramente un sacco di nemici. Posso entrare in queste porte? Cioè posso farmi gli affari? Sì. Che bello quando si entra nelle porte. C'è una mappa. Ha ha! Ha ha! Che cos'è quel simbolo in fondo a Martin Street? Non lo so, però è arrivato il momento di andare a indagare. Va bene, quindi andiamo a indagare. Andiamo a indagare. L'ho copiato sulla mia mappa. Hai fatto bene, bravissimo. Io però vorrei una torcia. Dove sono i videogiochi del 2000? Qui prima c'era un buco. Adesso è scomparso. Non so per quale motivo il buco era veramente scritto molto grande. Però l'importante è saperlo. Ciao Casey. Io quindi però posso scendere giù. Cioè vorrei continuare a scendere. Che a me che me ne frega. Va bene, ci sono dei posti dove posso andare. Ma a me che cazzo me ne frega. Che succede? È buco. Sì? Ci sono altri marinai? Io voglio andare a controllare gli altri fatti. Cioè chi se ne frega che... Facciamo prima il parco. Voglio andare in giro. Voglio andare dove mi va. Cioè, voglio esplorare gli altri posti. A destra. Che dritto è chiuso. A destra posso. Attenzione al signore. Non spararmi. Sapete. Ti ammazzo. Ti ammazzo. Ti ammazzo, ti dico. Stai fermo. Stai fermo, ti dico! Stai fermo! Stai fermo, ti dico! Stai giù! Ah! Ma è ancora vivo? No, non è più vivo. Però questo è vivo. Basta però, io non è che posso pigliare tutti quanti. Si sfoghi. Sì, appunto, non la esplori questa assolata e tranquilla cittadina. Ha bisogno. Ho bisogno di esplorarla. Era qui? Però non c'è nessuna entrata. Ciao, trasparente! Yukali interagisce con un suo fan. Ma non è vero che non picchierei mai nessuno di voi! Forse. Ma è vero, non vi picchio. Vi voglio molto bene. C'è un fogliettino, lo vedo. Sì. C'è un memorandum sul divano. Ma va, perché memorandum? Aspetterò al bar Neelis. Stop. Si parla di botte? No, si parla di affetto, di amore. Si parla di gioia. Perché è un po' latino. Ho capito, ma scusami, ma poi non si è mai più detto nella vita, mi morale. Sì, ma comunque non sto trovando più bottiglie di whisky.
Questa cosa mi lascia interdetta. Con una cassetta di Harry Potter in testa. Ti immagini se io vi prendessi veramente... Cioè, se io fossi il tipo di persona che prende a cassettate qualcuno sulla testa. Meno male che non lo sono. Benissimo, andiamo avanti. Ciao Ska, buon pomeriggio. Chi è che non ha un memorandum sul proprio divano? Sì, è una cosa che comunque accade tutti i giorni. È chiuso. Quindi, qui non si può passare, lì non si può passare. Andiamo al bar Mili. Ciao Fifetta, buon pomeriggio. Andiamo al bar Mili. Io ho un problema con le mappe. Se le apro, le apro. Quindi le apro troppo. Sarà questo il bar Mili? No. Non me lo riesco proprio a immaginare. No, infatti non lo devi immaginare. In questo momento il mio cervello è proprio come questa città. L'importante è che non sia come un libro erotico sui lupi. Se si setta ti stai facendo domande, non ti preoccupare, è tutto a posto. Va bene. È giusto che tu ti faccia domande. D'altronde me le faccio anche io. Sto sbagliando strada? Chi lo sa? Io non la guardo. Il punto è che io non la guardo la mappa. È per questo che apro sempre la mappa. Ma c'è il parcheggio dell'Happy Burgo. Quindi dovrebbe essere qui. Non vedo un cazzo. Vedo niente. Sì, Nili's Bar è qui. Bello questo walk in Milano. Lo so ragazzi, io ho deciso di portarvi un po' di Milano. Portami là. La fesse sorda. No, aspetta. Contestualizziamo. Porta Milano. Giù. Stai giù. Giù ti dico. Giù. Giù ti dico. Stai fermo. Giù. Bello che però aspetta il turno l'altro. Carino. Sì, aia. Ho capito, però io devo imparare a evitare gli attacchi, eh. Questa roba deve essere imparata. Giù ti dico. Stai fermo. Stai fermo ti dico. Fermo. Giù. Smettila. Oh. Prendo il numerino. Che carino. È la fila. Tipo le poste. Loro hanno reminiscenze del passato. Vabbè, io sono comunque verde, quasi verde. Dai. I signori sono ignudi o hanno il perizoma? Allora, io la cosa che mi ricordo è che erano abbastanza tutti nudi, ma perché c'era un motivo specifico. Oh, senti, ma io non è che ogni due passi mi posso trovare i dracotanti qua. Come si cazzo entra? Come si cazzo entra? Come si entra in questo posto terribile? Perché me lo dà segnato, però non ci posso entrare. Quando picchiavi i pedoni su GTA San Andreas. Non si picchia. Non si picchia. Bambini. Ma prende le bevande da terra. Ragazzi, siamo in un posto pieno di nebbia. Non mi farei domande. Forse di qua. Aspetta. Sì. Di qua. Permesso. Ma questa è la parte di prima. Ragazzi, allora che cazzo stiamo a fare? No, vai via, vai via, vai via, vai via, vai via, via. Torniamo indietro. Questa è quella parte del buco. Come si cazzo entra? Sì, sì. No alla violenza sugli zombie e su chiunque. Quindi dove dovevamo andare? A un Martin Spritz? Andiamo a Martin Spritz. Va bene. Quindi dritto e a destra. Qui di nuovo non prende la linea. Interruzioni della corrente elettrica. Da qualcuno per Martin Street. Scusi, per Martin Street. Non sa. Non sa o non vuole parlare. Per Martin Spritz. Qui. Questa è la strada di prima, raga. Scusate, stiamo facendo la stessa strada di prima. Non c'ero mai andata. Non c'ero già andata. Ci sono anche i maranza. Ci sono soprattutto i maranza, ragazzi. Classico. Ma li legga i cartelli però. Non ci sono cartelli. I cartelli sono per... Ah! Fermo! Signore?
io faccio finta che lei non ci sia. Oh no. Ho la chiave del cancello dell'appart. Quale appart? Ho soltanto la chiave del cancello dell'appart. Dov'è l'appart? Oh, chiave del cancello dell'appart. Fammi vedere. Vuvuz apartment. Va bene, me lo ricorderò. Ma che rumori fa? Fa rumori di una persona che cammina per terra. Vuvrovr. Sarà vicino? Tra l'altro veramente fa i rumori di qualcosa che gira a rotelle. Sarà questo appart? A parte che qui ci sono soltanto... A parte che qui ci sono soltanto dei garage. Ciao Loghessa! Buon pomeriggio! A parte uno degli enigmi. A parte? Sarà il Blue Christ? Blue Christ sembra quasi una bestemmia. Allora, raga. Se io fossi una persona... Niente, andrei... Ma io non posso andare al Blue Christ. Woodside. Ah sì, gli appartamenti di Woodside. Sì, quelli macchiati in rosso. T'a posto. Ciao Devil Cueva, bentornati per 26 mesi. Io non ho letto però. Amici della fitta nebbia, dei tonni pepsati e dei santini di Pippo Franco, come state? Un saluto dal paese della baguette e del croissant. Ah, sei a Brescia. Che bello. Ti stai godendo Brescia? Che bella Brescia. Un saluto a tutti i bresciani e a Devil Cueva. Ciao Devil Cueva, grazie mille, bentornaus per 26 mesi. Mi sono perso qualcosa, ma perché c'è la mappa di Milano sullo schermo? Perché è la mappa del gioco. Sempre dritto. Che vuol dire che ci sono 400 stronzi a guardare sta live? Scusa, mi dispiace. Me lo chiedo anche io, Samuele, me lo chiedo anche io sempre. Ma comunque, allora, come ti permetti? Sono persone interessate e interessanti. Maronna, che paura! Che cazzo di paura. Era in senso positivo. Perché son vivo, perché son vivo. Dove si entra? C'è tanta gente. Ciao a tutti. Tu sei veramente da disco stare. Posso passare da qualche altra parte? Che siamo belli, esatto. Solo delle persone belle possono frequentare questa live. Ma posso schiattare questo cazzo di insetto? Mannaggia tutto, vieni qua. Ti spacco. Vieni qui. Ti schiaccio. Ah, era qui che si entrava. Va bene. È in automatico che lo fa? No. Ovviamente no. Sembra che questo non lo possa usare qui. Quindi non è qui. No, era la cena. Che schifo, ti prego. Siamo fighi, siamo belli, siamo fotomodelli. Boh, esageriamo. Anche da me ci sono gli scarafoni così grandi. Ragazzi, quelli sono un po' dappertutto. Sentite, sento... Stavo dicendo, sento rumore di vagina. Vero che sei nom? Il silenzio. Il sacro rumore del silenzio. Il sacro rumore del silenzio. Ma siamo in home da 9 giorni, Samuele, ma tu non hai visto che fino ad adesso avevo 400 persone? Devo fare altro nella mia vita. Prendo una mappa, basta. Siamo nel V-Size of Spasmand. Abbiamo la mappa della palazzina. Oh, la cosa bella di entrare in un posto è che si trova una bella bevanda energetica. Però, mo voglio vedere una cosa. Ok, si parte da qua. Se invece volessi vedere tutta la mappa, faccio su. Oh, ma come funziona bene. Funziona benissimo. Madonna mia, quanto cazzo è grande però. È enorme. Ciao Dennis, buon pomeriggio. È enorme. Cos'è che mi vibra qui? Beh, bello che ho detto. Cos'è che mi vibra e mi stanno chiamando? Quindi vi metto del sesso mentre mi faccio chiamare. Pronto? Il piercing, Dio mio, che dolore il piercing, devo dire a Bellotta che è il corriere, ma che sotto sti pack, un sacco di pacchi nella mia vita, dopo questo torno a lavorare, quale mala figura, vabbè, è un corriere alfa, beh, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, dove, Bellotta, un pacco,
Aiuto! Così si fa. Mary! Sfaccimma! Bentornaus per 9 mesi! Tutto bene, tu come stai? Bentornaus! Fra l'altro, io proprio a te cercavo, bastarda! Tu che volevi film, ti ho trovato del sesso! Non lo vuoi... ho sbagliato una cosa, ragazzi. Ho fatto un danno incredibile. Aspettate, ho fatto un danno incredibile. Amici, non vi vedo più. Ho tolto la chat su OBS. Chat. Ok, adesso siete qui. Che belli! Siete di nuovo qui! Tutto bene! Grazie per avermi dato della sfaccimma. Autogestione, ma quale autogestione? E sì che lo voglio un sesso. Ho trovato un sesso tra lupi e tu non ci c'eri. Si fa questa cosa? Non si fa. Ti disconosco. Fammi vedere che è successo qua. Ah. Mannaggia la miseria. Che mi è arrivata una notifica. Ma io non capisco. Ah, mi è arrivata una notifica e volevo leggere perché mi brillava troppo, mi dava fastidissimo. Non possiamo più parlare male di te. Impossibile parlare male di me. Sono troppo bella per essere parlata male. Ma fra l'altro lui col cartellino rosso salvava. C'era un motivo per il quale lui salvava con il cartellino rosso? No, non voglio sovrascrivere niente. Fammi andare. Impossibile non parlare. Era il PayPal di... No. Era una notifica proprio di Twitch. Era un messaggio di Twitch. Qui è chiuso. Sto studiando, ma come ti disconosci? Vengo fino a Caserta a protestare. E io vengo fino a casa tua a protestare 2 volte. E arbitro. Dite che perché è arbitro. Alle reminiscenze di quando era arbitro. Allora, andiamo a esplorare. Il giallo è per i checkpoint. E il verde... Maronna, raga, mi vibra la radio. Maronna, sento di nuovi passi. Che palle. Ci sono stronzi a ogni angolo. È chiuso. Procediamo a passo d'uovo, raga. Chiuso pure qui. Vabbè, non dobbiamo aprirlo più volte. Quindi dobbiamo andare per forza dove sta la vagina. L'aspetto, sono 30 minuti di macchina. E vedi che vengo veramente. Poi non vi lamentate che Yukari si presenta a casa vostra. Sì! Non vedo! Maria! Ah! Maria! Vaginami! Cosa sbatte? Vaginami! Sbatte. Allora, ti spacco! E non vaginava. Scusate, mi ero persa nei miei pensieri. Quando in The Dark capiterà questo, senti il mostro e la telecamera inquadrare la cosa accanto. C'è uno scivolo per i rifiuti. C'è della strana immondizia incastrata nel buco. Bello, mi piace l'immondizia. Andiamo a prenderci st'immondizia. Ora dorme. Tu, non ti preoccupare, mamma. È tutto a posto. Devo entrare qui dentro. La serratura sembra rotta. Andiamo dove stava la vagina. Si segue sempre la vagina. La serratura sembra rotta. Va bene. Andiamo avanti. Qui ci torni dopo. Sì, immagino che mi servirà qualcosa per poter aprire tutto. Cioè, della strana immondizia è la cosa più bella che io potessi sentire, comunque. Voilà. C'è della musica ambigua. Queste stanze purtroppo me le ricordo bene, ma anche male. Un televisore. Non ha niente di strano. È un televisore. È già strano di suo. Andiamo a esplorare qui dentro. Qui tutto chiuso. Non ha la telecamera. The Sans! Aspetta che sento, leggo dei fatti. Un grosso orologio. Troppo buio per vedere bene. Ma scusami, come fai a non vedere? Lo vedo io. Dai James, ti prego. Ma lo vedo io. Mettimi di qua.
The scars from the past shall remove now that stops time. Questo dice. Aspetta. Henry. Ma non leggo. Harry, Mildred e Scott. Ok. Vabbè, andiamo avanti. Qui non c'è più niente. Posso aprire la porta? No, perché la serratura era rotta. Però io non mi ricordo se dovevamo esplorare altro. Quindi usciamo. Per il momento non mi pare che ci sia. No, però forse c'era un'altra strada che io non ho visto. Cosa si riveli a non confondere la signorina? Che ho fatto io? Oh no. Ah no, non io la signorina. La signorina qualcun altro. Ah, di qua. Io questa stanza che non vedevo. No, però James mi pare che non guardi niente, quindi c'è nulla. Va bene, e allora andiamo via. Non lei. No, 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 ho capito, è che l'ho capito dopo, che non avevo, mi ero persa la discussione. Oh, non sento più del rumore di sangue. Bella la scelta dei colori. Vabbè ragazzi, ma erano comunque gli anni 90, eh. No, non è vero, era il 2001. Erano comunque gli anni 90 del 2001. Oh no, di nuovo che mi vibra il cellulare. Che pa... Vabbè, io non sono entrata. Io mi ricordo che lui a un certo punto... Stavo dicendo, io mi ricordo che a un certo punto lui trova una luce. Bene. Ma tua sorella fa la modella di Victoria's Secret. No, vado via, vado via, vado via. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Vado via, ciao. Manichini no, manichini no. Sì? Vagina? Vagina. Sì, vada, dai, spruzzi. 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 Ma non spruzza più. Guarda lì, guarda che spruzza proprio. Bastarda, 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 ti dico. Stai ferma, stai giù. Stai giù, ti dico. Stai giù. Stai giù, giù. Cosa sono queste parole oggi? Sono parole di normale. Ho capito, ma non addosso a me. Che schifo. Ma è tornata? Ci sarà ancora? Mi sa di sì. Io devo esplorare. Vabbè, ho capito. Aia, 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 aia. James, James. Usa le gambe. Usa le gambe, James. Cioè, prendile le gambe. Le gambe, James. Aia. La mira. La mira. Tutto bene. Tutto bene, ciò che finisce bene. Ragazzi, sto per morire di morte. Sto per morire di morte. Meno male che ho portato le Red Bull. Però mi sa che qui non c'era più un Cates. Mi sa che qui non c'era più un Cates. Fra l'altro questo è il vestito di Maria. Marina. No, non era il vestito di Maria. Nemmeno per sbaglio. Era il vestito al massimo di Mary. Quali gambe? È una delle due. Quattro. Sì, ma quello c'aveva un po' un risvoltino sessuante, Silent Hill 2. C'aveva il risvoltino un po'. Non riesco ad aprire la porta, va bene. Andiamo avanti. Lì ci vedo delle gambe, non ci vado. Dai. Ma secondo quale concezione del normanno? Vagina? Via! Ho capito però, James, pure tu. No! Vai! Prendo io! Batti lei! Prendila! Signora, i limoni, signora! Stiamo bene. Stiamo tutti bene. Sì, però io sto male, altro che bene. Ragazzi, ma io posso mai verdarmi? Vabbè, mi verdo, dai. Capovaro, vadi! E sono andata. Sono andata male, però. Dimmi che c'ho del proiettile. Ma che me ne faccio dei proiettili? Non ho una pistola. Voglio del sugo. No! Le gambe! Stai ferma! Stai ferma, ti dico! Giù! Giù! Aia! Giù!
Oh, cazzo. Bello. E mo? Fortunatamente non droppano. Nel gabinetto ci sarà del sugo? No, nemmeno. Si è murata, sì, l'ho clippata dentro al muro. Le gambe delle donne. Ormai quel suono me lo sono... me lo sono stampato nel cervello. Mannaggia a voi e bingo. È uscito il 50? C'è qualcosa che sta guardando. Dei proiettili per pistola. Vabbè, ho capito, James, però mi hai rotto le wallere. Dai, ti prego, trovami del succo. C'è un altro bagno. Mischia, il pane, sì. Il 69 è uscito? Dio. Delle città. Tanti auguri di buon Natale. No, di buone feste. Ormai li so benissimo proprio. Mischia! Quanto sto male? Tanto, però. Allora, vabbè. No. Piano piano, piano. Ora, senta, lei... No! Cinquina! Ma cosa cinquina? Quindi ora faremo il bingo in memoria dei vecchi tempi. Nemmeno per stranezza. Vediamo un attimo a che punto siamo della mappa. La 212 è chiusa. La 210 è chiusa. No, non è vero. La 210 è aperta. Però abbiamo visto tutto. Ci sono delle scale che sono chiuse. La 205 ci siamo stati. Non siamo stati nella 204 perché... non faremo mai più il bingo. Mai più fino al primo dicembre. Poi dal primo dicembre in poi ritorneremo a fare bingo. E darò un sacco di vippa. Però ci sono tanti modi per vincere la vippanza, eh. Per esempio, uno dei modi è punto esclamativo Fanta. Vi fate la vostra squadra del Fanta Sanremo. Partecipate al Fanta Sanremo. Vincete la nostra lega del Fanta Sanremo. E avete la vippanza oltre a un premio in danaro. Non è vero, il premio in denaro non c'è. Le feste iniziano l'8 dicembre. Le feste iniziano quando io dico che le feste iniziano. Quindi non cominciamo a dare chinotto. Non cominciamo a dare delle false esclamazioni. Fatevi la vostra squadra del Fanta Sanremo e nessuno si farà male. A meno che non ve ne faccia io. Ah, di qui non si passava. Per questo non sono potuta passare. Fanta Lemon, Cedrata, sì, Tassoni... Mi raccomando, tutti battutoni, bravi, bravi, vi vedo proprio alla sei l'ultima. Mamma mia! Io non posso. Siamo 72, arriviamo a 90, dovremmo arrivare almeno a 100. Io sono una persona che si merita almeno 100 persone. Ma posso levare sta mappa, perché veramente va in mi cazzo. Allora, saliamo sopra. C'è un altro piano, quindi... Non è vero, c'è un altro piano. Siamo rimasti inculated. Ah no, possiamo andare di qua. Maronna mia. Già i suoni che non mi piacciono. Già dei suoni che non mi piacciono. Ridimmi come. Zuffi, punto esclamativo Fanta. Se parli del Fanta Sanremo. Se allungo il braccio forse riesco ad arrivarci. La vuoi raccogliere? Wash, faccimma. Mica. Ciao Tarallo. Ma è una mazza, gente. Ah! Hey, wait. Damn it. Questo è il motivo per cui io non avrò figli. Va bene. Bambina, per quanto cerchi di allungarmi, proprio non ci arrivo. Ma chi è quella bambina? Una stronza, a quanto pare. Cioè, non potevo usare il bastone. Erode, esatto. Cioè... questo è il motivo per cui non avremo figli. Va bene? Ciao Sandal. Mua! Buon pomeriggio. La serratura è rotta.
volta. Mo cazzo fa questa bambina? Devo andare a prendere a paccheri? Cioè, in maniera ovviamente carina e coccolosa, perché non si picchiano i bambini nemmeno con le mani. Noi solo gattini e anche cani. Canielli pure ci stanno. Sì, un saluto a tutti i bambini a cui vogliamo un bene dell'anima. Ho del vino viola. Mannaggia che io clicco troppo velocemente perché ho il dito semovibile. Mannaggia. Ciao Artorias. Buon lavoro. Cosa ho preso? La pistola? Ma la equipaggio subito. Tutto bene, Sandal. Ma la equipaggio subito. Finalmente ho una pistola e so come usarla. Vorrei fare una brutta battuta, però non la farò perché sono una persona veramente di alti principi. Quindi... ho un figlio di... si chiama Wu, è un gatto di 6 kg. Oh, che belli gli smisci. Il muro? Non ho visto. Il muro è crivellato di colpi. E vabbè, ci sta. Qualcuno voleva testare la pistola, probabilmente. Qui non si sta niente da fare. Va bene, serratura rotta. Possiamo uscire, era soltanto per questo. Che senso una pistola? O è felice di vederci? Non. Che faccio? Sparo alla chiave? La soluzione è questa? La serratura è rotta. Ragazzi, aspetta, però io ho preso una pistola. Ed è molto simpatica la faccenda. Sono contenta di aver preso una pistola, figuriamoci. Però io che cazzo devo fare? Comunque rimango bloccata. Possiamo usarla a Capodanno? No! Non si fa. Non si spara a Capodanno. Non si spara in tutto l'anno. Provo a scendere. Vediamo un po'. Facciamo saltare il cilindro. Mi piace. No, che poi quello Milord si incazza che gli abbiamo fatto saltare il cilindro. Allora, lì c'è l'enigma dell'orologio. Ma forse adesso lo possiamo fare perché abbiamo la luce. Perché prima diceva che non vedeva. Aspetta. Ta ondeggiante, buon pomeriggio. Vediamo un attimo se possiamo fare l'enigma dell'orologio. Sì? Cos'è stato? Un rumore? Sembrava provenire da nord. Da nord? Ma che cazzo ne so io che qual è il nord, James? Da nord? Ma chi è che nel 2024? Signore? Signore, tutto bene? Ma è proprio lui! È proprio lui! Adriano Pappalardo! Vabbè, signore, io faccio, le lascio. Va, sta bene. Qui intanto sento la musica del mistero, perché giustamente stiamo per fare il mistero. Dov'era il... ah, ok, qui posso vedere. Cos'è questo? Vediamolo. Harry Mildred Scott. Ok. L'unico e il solo, trino e divino. C'è scritto qualcosa sull'orologio. Le cicatrici di ieri toglieranno il chiodo che ferma il tempo. Vuoi spingere l'orologio? Ma sì, dai. Per quanto spinga forte non vuole muoversi. È come incollato al pavimento. Va bene. Andiamo a vedere quindi se posso cambiare gli orari qui sopra. Ebbene, sis. No, non è vero. Posso? L'orologio è fermo alle 5:25 e 15 secondi. Il copriquadrante è chiuso. È chiuso a chiave. Non posso toccare le lancette dell'orologio in questo modo. Quindi mi serve una chiave per l'orologio. Chi è che non spinge un orologio? Ragazzi, ma sono le basi proprio dell'orologismo. Cioè, lui che sta guardando qualcosa. A parte la TV accesa, piena di sangue, di sugo. Ah! Non mi dire che si spaventa. Chi può aver macchiato di pizza questa televisione così bella? Vero, James, guarda, un vero delirio. Chiave della camera 202. Wow, ma siamo veramente a cavallo. E a cavallo nato non si guarda in bocca. Top.
spingete i vostri orologi, soprattutto se sono quelli grossi, raga. 202. Ok, quindi devo andare via, devo scendere giù. Ah, ma sei andato pure il signore da lei. No, dai, ma mi era così simpatico. Che pa. Tra l'altro non trovo più un salvataggio. Questa cosa mi turba. Un po' mi turba. È la 202, secondo voi questa? Saremo entrati nella parte giusta? No, siamo usciti. Come cazzi. Siamo usciti veramente come cazzi. Quindi di qua. Piripi. Piripi e piripi. Ho usato la chiave. Oh, prossima, sì. Siamo usciti come ca. Ma è vero. Ma quello è un modo di dire contemporaneo. Allora, James, c'è qualcosa che guardi? James sta guardando qualcosa di grande tra di noi. Cosa guardi? Cosa c'è? Chi è? Ho capito. Cosa guardi a mamma? Io non vedo. James, abbiamo un problema di telecamera. Non vedo. Lui guarda. Ma cosa guardi? Non riesco a capirlo. Vedo delle libellule. Vabbè, andiamo di qua. Bello che cambia la telecamera. C'è una farfalla morta per terra. Non c'è nient'altro di interessante qui. Troppo buio per esserne certi, ma credo che ci sia qualcosa nel buco. Investighiamo. Sì? Non mettere mai le mani in un glory hole. Poi ritocca però, lui gli è piaciuto. Abbiamo trovato la chiave dell'orologio, amici. È esattamente quella che ci aspettavamo. Questo rumore è molto forte. Non mi piace. Sento questo rumore veramente fortissimo. Però non è di qua. Quindi io qui posso continuare a indagare. C'è altro che posso guardare? No, credo di no. Ciao Tamova. Farfalla morta per terra. Non c'è nient'altro di interessante qui. Va bene. La serratura è rotta, non riesce ad aprirla. Vabbè, ok, andiamo via. Ciao, your girl. Sì, James è un po' birichino. Ma lui... Basta queste farfalle. Oh, una bella bottiglia di succo. Ma mi stanno seguendo queste farfalle. Ma mollatemi, che schifo. Lasciami. Ma scusa. Buon pomeriggio, cosa? Aspetta che non ho letto. Vi comunico che ho finito gli esami della triennale e voi direte sti cazzi. No! Ma scusami! Ma altro che sti cazzi! Sono falene, è vero, è vero. Ma congratulazioni! Adesso puoi risolvermi il mistero dell'orologio. Vieni. Vieni, your girl, siediti vicino a noi. E vieni a risolvermi il mistero. Che qui c'è un grande enigma che ci aspetta. Era in fondo. Spaff. Lo fa l'Enel? No, no, no. Tra l'altro noi abbiamo questa luci... Si è mosso? Questa lucina che veramente poi non si scarica mai. Bellissima. Ho la chiave dell'orologio. Fammi infilare. Sì. Sì, forse la devo utilizzare io. Io però studio psicologia, non prometto nulla. Va bene lo stesso. Ma non si tiri subito fuori dai paccheri. Usiamo questa chiave, eh. Splaff. Opla. Benissimo. Allora, vedo del barlume. Mo devo capire qual è l'orario giusto per poter vivere. Devo metterlo alle 3:30. È un horror. Esatto, è un horror psicologico. Quindi per forza devi saperle le cose. Sì, ma l'orario è sbagliato. Come, scusami, come sono le 3:30? Queste non sono le 3:30. Sono mai. No, devo capire un attimo qual è la connessione. 18:15.
Perché qui c'è Harry Mildred Scott. Credo che siano le lancette, giusto? Problema. Ciao Vanes. Le 6:15. Ma per quale motivo? Ore, minuti e secondi. Ah, dite voi. Però io i secondi non li posso toccare. Ok. Però io i secondi non li posso toccare. Qui stiamo dando i numeri. Tamova! Ma bentornos per 3 mesi! Mua! Grazie mille! Quindi è 9, 10 e 15 secondi? Giusto? Sono le 9, 10 e 15 secondi. Perché i 15 secondi già c'è. Ho sentito il click clack. Click clack, click clack. L'ho sentito, è mio. Spingo. Ha ha! Mistero risotto. Vai, infilati, indugiati nel buco. Ora o mai più, James. Posso salvare? Non salvo veramente da un sacco di tempo. Vi prego, datemi un fogliettino. Voglio salvare, mamma. Mamma, posso salvare? Sento troppo poco rumore. Quando non c'è il suono vuol dire sempre che sta per arrivare il male. Sì, salvo! Che bello! Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Meno male che abbiamo salvato. T'a posto, t'a posto. Siamo salvi. Quanto è grande questa casa? Abbiamo anche trovato del succo. Pensa. Come sto con gli HP? Ma sto una favola! Lascia sta. Non solo si merita una pizza e una Pepsi, si merita 2 pizze almeno, dai. Facciamo 3, abbondiamo. Ah sì, amici, se cambiate nick ditecelo sempre perché dobbiamo aggiornare la lista degli utenti di Telegram. Così possiamo picchiarvi a dovere. Non è vero, comunque Twitch, io non picchio nessuno in questo canale. È solo un canale fatto di amicizia, amore, affetto e soprattutto... colon irritabile, perché abbiamo un po' il colon irritabile, ditelo. Comunque siamo un po' tutti amici del colon irritabile. Qui è rotto e basta, si va via. Si va via. Ve lo confermo, non ci picchi. Ehi, ma James, dove stiamo? Abbiamo superato l'altro posto. Benissimo. Quindi posso andare direttamente verso le scale. Colon incazzato. Eh sì, ma perché noi siamo comunque dei videogiocatori aggressivi qui. Confermo, lascia stare la mia famiglia. E allora anche meno. Qui, che sennò poi le persone ci credono. Credono che io sia una di quelle che fa male. Perché fa male. Male. Male da morire. Giocare questo gioco al buio. Oh, quindi nella 309 non si va. Qui siamo al piano 3. Bello, bello, ma non ci vivrei in questi appartamenti. Poi il mio cane sta ululando. Sta ululando perché gli piace la musica che ha sentito. La canzone che ha sentito. Sento dei piedini. Piedini? Non ci sentiamo più piedini, niente più piedini. Dopo White Day la pensavo pronta a tutto. Dopo White Day. Eravamo, madonna mia, veramente era super, super sporca questa cosa. Madonna santa. Cioè, al tempo... Sta ballando la mazurka? Al tempo mica ci avevo fatto caso che fosse super sessuante questa cosa. Poi il cervello ti si corrompe.
ti rendi conto che è super spo... balli? O ballano cavallo? Sì, eravamo innocentissimi. No, no, James. Bravo, James, hai fatta stronzata. Mo me le devo vedere, mo me la devo vedere io. Cosa spara lui? Cosa spara? Chiedo vedia. Chiedi sedia, Antares. Spreca tutte le munizioni, James. Ma cosa fa? Aspetta che qui dentro c'era una chiave. La chiave del cortile. Il cortile? Quindi vuol dire che devo scendere fino a giù? Oh, santi nomi. Signorina? Signorine? Com'è andata l'orgetta qui? E dai, era super spo, madonna mia quanto sessuante. Era veramente super sessuante questa sta roba. Tanto, tanto, tanto. Vabbè, ma noi non siamo qui per parlare di sasso. Potevano scriverlo su Airbnb che mancava la luce nell'appartamento. Sì, ma anche che non c'era l'acqua potabile, probabilmente. Veniamo da qui, quindi dobbiamo andare da qua. Asanana! Ok. Ci è qualcuno? Aha! Fessa! Non mi ha cacato? Fessa! Fessa! Fess! 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 Sì, ma ci metto troppo! Aia! Dove vai? Signorina, si calmi! Sta bene? Oh, santi nomi! Va bene. Eh no, si è alzata di nuovo. Fess! 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 Eh no, ho capito, però basta, sta ferma. No, raga, ammazzate. Questa mai più così. Déjà vu di Yugali che spara il Resident Evil. Allora, prima di tutto, il Resident Evil era un mago. Io. No, non la userò mai più. Ma veramente mai più. Cioè, mo la tengo in mano, la pistola, vabbè, per sfizio. Però mai più sprecherò così tanti proiettili. Ma volevo fare il test per capire se effettivamente fosse conveniente oppure no. La risposta è no, non è conveniente per niente. Chiave dell'uscita di emergenza. Oddio, non ricordo dove fosse l'uscita di emergenza. Però lui vede qualche altra cosa qui. Quindi gliela farò toccare. Proiettili per pistola, mi piacciono, belli, belli. A sto giro mi piacciono. Solo una normale lavatrice, niente di interessante. Ma come una normale lavatrice? C'è la fessa? Di nuovo? Vabbè, chi se ne frega. Che stiamo a trovare qua? È a nostra moglie. Quella mi ha chiamato, mi ha detto che mi aspettava, che... Allora mi vuoi, allora mi pensi. Io non che ne so. Io sapevo che era morta. Casino, mia moglie, veramente. Sì? Sì! Non vedo. Ho difficoltà a vedere. Allora, prima di tutto, aspetta, cambio l'arma e vengo da te. Cambio l'arma e vengo da te. Venga! Fessa! Fess! 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 Perfetto. Easy. Easy. Tra qualche tempo andrò a fare l'animatrice, nel senso che vai a animare in questi posti. Aspetta, qui c'è qualcosa. Ah, un medikist. Buono. Parola del giorno. Solo la parola del giorno. Solo di questo giorno. Non solo di questo giorno, ma di tutti i giorni. Ci sono altre munizioni. Che bello che comunque ti mettevano abbastanza munizioni. Disse Yugali prima di finirle tutte e poi fare l'intero gioco con la mazza in mano. Andiamo da quest'altro lato. Qui non c'è nulla. Reminiscenze dei bagni e di Rio con shoot, shoot, shoot.
Io ho difficoltà se movibili comunque con le mappe, con gli appartamenti interni, che non vedo mai dove sto mettendo i piedi. Vabbè, usciamo. Sì? No, dai, allora, senti, io mo' ho cambiato arma, hai rotto le balle. No. Sì. Fe. 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 Bene, rimani lì. Preferirei non fare l'animatrice Silent Hill. No, ma come? È un posto pieno di carinerie, di vita. Sembra un bel posto dove venire a fare l'animazione. Guarda che 8 animatori su 10 consigliano. Noi stiamo andando non so dove. Mi sono persa. Pieno di bella gente. Sì, sicuramente gente viva. E soprattutto grandi ballerini. Avete visto che mossa di gambe le signorine di prima? Ok, stiamo scendendo da una scala che io avevo controllato o questa è un'altra scala? Ma io perché faccio delle domande? Delle domande in generale. Perché mi faccio delle domande? Allora, vediamo un attimo. Secondo, fatemi studiare il posizionamento. No, noi stiamo scendendo da un'altra scala. Quindi stiamo scendendo di qua. Noi abbiamo la chiave di un cortile, prima di tutto. Potremmo riscendere giù, che non ci siamo mai scesi. Cioè noi gli appartamenti 100 non li abbiamo mai fatti, quindi andiamo giù. Le gemelle che... Dici, allora mando il curriculum. Io ti direi, io un pensierino lo farei, eh. Poi, ovviamente, poi, vedi tu. Però un pensierino lo farei. 100! 100! Ma che è la ruota della fortuna? All'improvviso. Siamo ai 100. Benissimo. Andiamo a destra. Però non vedo le porte. Ok. Porta numero 1. Tra l'altro lui ha l'alitosi. No, non ce l'ha più. Ha finito. Qui niente più. Però qui un bel pacchetto di succo in lattina. Tasty. Iniziamo con la 104? No. Iniziamo con... Ho sbagliato stanza. Dobbiamo andare da un'altra parte. Come faccio ad andare dove devo andare? Io voglio andare di qua, però dall'altro lato. Così. No, non è vero. No. No, non è vero. E io come vado di qua ma dall'altro lato? Devo prendere le altre scale. Perché la vita è fatta a scale. Quindi se io salgo e scendo di qua... Va bene. Ho capito quello che devo fare. Guarda, chiedere a voi veramente, poi si fa Natale. Proprio, guarda, zero, Zero, consigli, la chat proprio. Non riesco ad aprire la porta. No, dai, devo fare il giro lungo. Madonna, James... Madonna, James, i tuoi polmoni. Sì, devo tornare indietro, ma di tanto. Ma ha detto lei di non volere la guida. No, no, io la guida a me fa piacere se facciamo lo giochiamo insieme. Ho detto che non voglio che mi rompiate le palle con... Ciao, Luchetto. Non voglio che mi rompiate le palle con... ma devi fare così, perché altrimenti sei un nabba. Nabba, poi. Nabba non si porta dal 2003, raga. Cioè, che è una parola proprio che non si porta tanto. Ciao, Jill! Stiamo andando. Stiamo facendo un po' di esplorazione generale. Ma dove sono queste colline silenziose? Abbiamo già superato tutto. Giamma, ciao, Giamma! Buon pomeriggio! Fammi vedere un po'. Devo ritornare indietro, indietro, indietro. Indietro, indietro, indietro proprio. Giusto? Sì, vabbè, sono scendo. Come già superate? Lo so, ma non... si è perso il trekking. Adesso stiamo facendo un po' di riposino in un delizioso albergo di zona. Bello, bello. In cui lasceremo ottime recensioni di TripAdvisor. Sto andando giusto, ragazzi. Io è per questo che non volevo aprire la mappa. Perché se aprivo la mappa... era finita. E vedete che adesso è finita. Sbagliato. Ah no, devo uscire di là. Devo uscire da là, ma di qua. Devo aprire la porta e farmi il giro veramente lungo proprio.
proprio lungo, lungo, lungo. È un ostello bello. Sembra carino. No, no, ma infatti è carino. L'unico... Il prezzo è conveniente. Cioè, sicuro il prezzo è conveniente perché paghi niente. C'è soltanto un problema di orgette strane. Fanno, però... Se ti piace la roba, comunque, si può fare. E poi, insomma, ogni tanto potresti morire, però in questi tempi si muore per qualsiasi cosa. Cioè, già, ma non è che mo ci scandalizziamo per una morte, eh? E da. Sì, sono francesi, ma sono un po' di tutti i tipi, eh. Ma qualcuno ha fatto la lavatrice? Sento rumori di lavatrice. Chi è che sta facendo la lavatrice? Non funziona la... Non funzionano i rulli. Ok, siamo ritornati nel posto principale. Ogni tanto trovi delle gambe. Vabbè, ma delle gambe fanno bene. Saranno i soliti tedeschi. No, quelli stanno a fare il tendaggi lì. L'importante è che ti premunisci di mazza. O altrimenti usi la tua. Sì, James? Dimmi. Ah, allora, qui dobbiamo recuperare questo oggetto, però noi non abbiamo voglia e tempo, quindi dobbiamo scendere giù. Dobbiamo andare negli appartamenti di giù. No, a me pareva quando fai la centrifuga della lavatrice, però la lavatrice non ti funziona, e quindi fa tutto, 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 tutto. Classico rumore di lavatrice che non funziona. Sono bravissima a fare i suoni, comunque. Cioè, io fossi in voi... Siamo? Oh, siamo. Effettivamente siamo. Avrei potuto salvare. Salvo, perché probabilmente mi servirà. Era dietro. Era alle mie spalle, perché non salvare in questo momento di panico e paura. Va, salviamo il cartellino rosso. E voilà. Comunque è bravissima questa mia memory card adesso, che è velocissima. Ok, quindi questa l'abbiamo sbloccata con la chiave del giardino. No, dai, sento di nuovo la vibrazione. Questi sono proprio appartamentini. Bellissimi, andiamo. Entriamo già nel primo, così entriamo a casa della gente. Maronna, ma io... Lungi da me! Lungi da me! Ma cosa dico pure io? Ma cosa riponi tu? Stai fermo. Non sguarrare! Cioè, no... Vabbè! Ferma! In nome della legge, ferma! Spaff! Ah! No! Non spruzzare! Ferma! Ferma! Sick! Ok. Benissimo. Mo sì. Sì, sono simpatici, però l'unica cosa, già, ma ogni tanto prendili proprio a sprangate sui denti, perché a loro poi piace. Sono gusti, sono gente del posto. Ma no, chi è che vomita? Qualcuno vomita. Mi munirei di pistola. Un po' troppo affetti. No, è che loro non si salutano con gli abbracci, i baci, le carezze, le cose. Loro vogliono essere pestati. Piace proprio. E piace agli abitanti di zona. Sì? Vabbè, io prima di tutto vado a prendermi le munizioni, che non si sa mai. Metti mai che devo sparare a quest'uomo che sta vomitando. Sì? Buon uomo? Sì, però del culo. Che schifo. E si è bloccato. Ah, no, ok. Che paura. Mangiato pesante. It wasn't me. I didn't do it. Do what? I didn't do anything. I swear. He was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Sì, ma dai un antiemetico. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody.
You're not friends with that red pyramid thing. Red pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. But I did see some weird looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. È venuto a vomitare poi. Basta con sto vomito. Too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. Il suono di vomito è bellissimo, bravissimo a fare i suoni di vomito. Qui c'è delle medicine. Too, huh? Something just brought you here. Right. Well, whatever it is, Rutta. I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. Ma sta attento cosa, James? Ma chiama un'ambulanza. You be careful too. Ma chiamategli un'ambulanza. Ambulanza poi. Uccidi la buona figlia le sue sofferenze. Ma non è... questo ci mo. Ma scusami, io a capodà. Ma poverino Eddie, ma chiamate un enterogermina. Fra l'altro lui ha detto che in cucina c'è un cadavere. Io non l'ho visto. Aspetta. Ah, qui. Ma che, chi può aver fatto questo? Vabbè, si vedono solo i piedi. Ok, magari è un sabato sera finito a sfaccimma. Il mio lavoro qui è finito. Qui sta vomitando l'anima. Io, vabbè, dai, tu prenditi cura di te comunque. Poi ci sentiamo con calma, eh. Sporco di pizza, sì, sì, sì. Poi ci sentiamo, poi ti chiamo io, non ti preoccupare. Ma chiama un'ambulanza, chiama qualcuno. Vai in farmacia. Qui sono tutti chiusi. Un'intera cittadina piena di cadaveri. Sì, non ci facciamo spaventare per uno che è morto in un frigorifero. Oh, oh. No, sento un odore di mazza. Cioè, vabbè. Ci siamo capiti. Prendo la mazza. Ah, ok, è lontana. Vagina! Sis! Ho capito, però appena voglio colpire io, tu spruzzi. E non si fa. Così no. Così no. Cattiva vagina. Cattiva. Stu scema. Ah, ma io sono morta, quasi morta. Oddio, non so se usare il Medikist. O del succo in lattina. No, il succo in lattina magari no. Però un Medikist, cioè un po' di acqua tonica. Sì, ci sono altri proiettili. Potrei usare i proiettili, veramente, eh. Ciao, Tasia! Buon pomeriggio! Ti sto capendo molto con le tue parole sensibili. Ma io sono sensibilissima. Se voi non capite la sensibilità... Quindi qui dentro sono da soltanto per due proiettili? Va bene. Ciao Nico! Io non ho visto Nico. Come ho fatto a non vedere Nico? Cosa dicono i miei occhi? Cosa nicono i miei occhi? Dove sto andando? Io ho aperto con un'altra chiave. Non ho più idea di quello che sto facendo. Del tempo, dello spazio. Mai nessuno capirà. Ah, svegna! Ma scusami, nella 104 io sono andata anche in quell'altra stanza? Secondo me no. Sì, Ele, è quello il capitolo con le infermiere. Cosa mi puntineggi tu? Di sere, infermiere. Stai fermo! Stai fermo! Forse di qua. Però la serratura sembra rotta. 104 dovresti chiedere. Allora, prima di tutto, tu non entri nel mio canale e offendi la streamer, nonché proprietaria di questa casa. Tu in casa mia entri e ti pulisci i piedi. Allora, nella 104 abbiamo fatto il nostro gioco. Nella 103 non ci siamo stati? Perché non ci siamo stati? Cosa ho fatto di male?
Era murata? Sì, era murata, era chiusa, va bene. Però io se ti dico serio tu devi dire nere. Ho cantato tutto. Che vuoi di più dalla vita? Un amaro lucano. Sono andata... Io sono entrata di qua. Quindi in fondo a sinistra non sono andata. Casomai prima di entrare si pulisce i piedi. No, no, per me se li può pulire anche dopo. Basta che se li pulisce. Sca, sce, sce, sci. Il biglietto nella 104 non lo leggeva? C'è un biglietto, proviamo. Perché non, veramente non ho visto probabilmente bene quello che dovevo cliccare. Di qua. Pulitevi i piedi che siamo in home, sì. E basta però, e dai allora. E che spaccimma. Oh, allora, benvenuto a Silent Hill. Silent Hill, piccola e tranquilla località sulle rive di un lago. Siamo felici di ospitarvi. Fate una pausa e venite qui a godervi una riposante vacanza. Fila dopo fila di vecchie e pittoresche case, un fantastico panorama di montagne e un lago di impressionante bellezza, all'alba come nel tardo pomeriggio e naturalmente al tramonto. Silent Hill vi toccherà il cuore e vi darà una sensazione di piena tranquillità. Vi auguro un gradevole soggiorno da ricordare per sempre. Roger Wedmarks. Sentite, io la vagina non la tocco più. Basta. Wow, anche ho dato. Ho dato. Proprio come su Booking. Veramente spot falsi. Super falsi. Beh, fino alla descrizione è esatta. Ma non lascerei proprio una recensione positiva su TripAdvisor. Devo dire. Vi devo dire. Ti devo dire. Anche su Airbnb. Ma io vorrei farla una roba tipo affittare casa mia per un Airbnb. Mi piacerebbe far entrare dei completi estranei probabilmente a sgozzarmi nella notte. Cioè nel senso che sarebbe divertente come cosa da provare. Dove sto entrando? Io sto andando in posti a caso. Ah, ma ci siamo già stati qui. Sì. Sì. Cosa, Katia? Io avrei paura, anche io, ma stiamo scherzando, io mi cagherei sotto, però voi, cioè, mi piace la cosa di poter offrire probabilmente, possibilmente a non potenziali assassini, ospitalità per potersi godere la bellezza di Caserta. Ectasia, persone molto meglio di me. Il brivido del rischio, esatto, cioè vorrei poter aiutare le persone ad alloggiare e scoprire le bellezze di casa. Offrire il divano, così, quello sporco di sperma. Di speranza. È sporco di speranza il mio divano ormai. Non più sporco comunque, vorrei dire che il divano è pulito. Quindi se vedete che affitto la casa, venite pure perché è pulito il divano. Quindi, posso aprire questa? No? Posso aprire questa? No. Per andare, ma dove devo andare? Io dove devo andare? Madonna, qui dentro. Ma veramente, ma pure la piscina c'ha la nebbia. Ma che sangue avete passato? Vabbè, ho capito. Aspetta che lui sta guardando. Forse sta guardando le vagine. James, basta guardare le vagine che si fanno il bagno, dai. Su, su. Ah, James. Vabbè, tocca qui. Cosa ho preso? Ho preso qualcosa, raga. Ho preso qualcosa, non so cosa. Però io fra poco perderò la speranza di vivere in un mondo più bello. No, vabbè, non è vero. Sono brava a scappare. Sono una escapista nata. Aspetta che non ho letto ancora, raga. Io devo scappare di qui. Mi potete far uscire da questo posto? Come si esce? Mamma! Voglio andare via! Ok. A posto. A posto. Va bene. Oh, faccio un bagno, no? Grazie. Hai sentito del Grande Fratello che stanno organizzando a Napoli? No. Stanno organizzando un Grande Fratello a Napoli. Wow, in che senso? Ma perché il Grande Fratello non è finito? La possibilità di vedere la pizzeria che vendeva droga. Esatto. Fra l'altro hanno riaperto. Non gli stessi, hanno riaperto con un'altra gestione. Quindi probabilmente non vendono più droga. Diamo un carico di speranza. Sì, no, non è stato bucio del divano. Sfaccimma, c'è un sacco di
Facci congiuntivo, non le do del lei. Va bene, Samuele, certo, ci crediamo tutti. Se prendi in affitto casa tua, ricopro il divano con la plastica come le vecchie zie. Ragazzi, lo faccio io se volete, eh. La carrozzella col bambino, l'occhio della madre, è vero, sembrava un po' Fantozzi. Cosa ci faceva un passeggino nella piscina? Anche i bambini vogliono fare i bagni. No, mica. Per la sicurezza, quando quando siete all'Airbnb di Yucali ci sono i numeri dei carabinieri. Ma così poco amore nei miei confronti, scusa. Il grande fratello ce l'ha in casa il mese prossimo, anche questa è una cosa molto vera. Allora, raga, io penso che qui non si possa andare più da nessuna parte. E questa roba è molto importante, perché io non so dove cazzo andare. Aspettate un attimo. Con tutti i personaggi più trash dei TikTok di Napoli e dintorni. Ah, e se lo trovano? Come si dice dalle nostre parti, se lo trovano? Ah, abbiamo la moneta del serpente. Madonna, reminiscenza di Resident Evil. E poi la chiave dell'uscita di emergenza. Della porta tra il corridoio e l'uscita d'emergenza. Quale cazzo è? Dici sempre che senti rumore, hai paura di che ti entra gente in casa e non vuoi che ti sentano, che si sentano tranquilli i tuoi ospiti? Assolutamente sì. Sentitevi tranquilli, raga. Per favore. Siete tranquilli? Se non siete tranquilli, tranquillizzatevi. Ci sono io con voi. Veniamo tutti noi attorno a casa tua a dormire a febbraio, così dice mia cugina che è casa piena. Ragazzi, se lo fate davvero vi voglio molto bene. Cioè, io vi ospito volentieri. Il divano è morbido e ci ho dormito varie volte ed è molto comodo. Ma veramente molto comodo, non vi sto prendendo in giro. Giuro che è molto comodo. C'è un loculo dove si può entrare. Il problema è che io non so come entrare in quel loculo. Posso entrare in quel loculo, secondo voi? C'è questo loculo qui, in particolare. Ma ci hai dormito? Certo che ci ho dormito, è comodo davvero ed è anche pulito. L'ho pulito il divano, che volete? Cioè, scusa, tranquillo come sia io quando viene la finanza. No, io metto tutto su nero su bianco. Io voglio pagare le tasse sul mio Airbnb. Scusatemi, scendo intanto. Ci sono Ben Affleck e The Rock, cioè non vorreste avere una villeggiatura in cui vi svegliate e dite sono con Ben Affleck e The Rock? No, raga, aspettate, devo vedere un attimo la mappa perché qui mi sto un attimo perdendo. Allora, il corridoio ha detto che c'era, noi abbiamo trovato al terzo piano quella chiave e ha detto che era la chiave dell'uscita d'emergenza che forse è la in fondo alla 202, a 201? Sarà questa? Vabbè, andiamo a vedere. No, le cimici non ci sono più tantissimo. No, l'abbiamo trovata al terzo piano. Però non è la chiave del terzo piano. Quindi dobbiamo andare alle scale, prendere le scale, andare al secondo piano e probabilmente c'è quella stanza al secondo piano che deve essere... Era di qua. Madonna, ragazzi, ma perché io non guardo le mappe? Perché io non guardo? Io le apro, ma non le guardo. Quello è il motivo per cui voi ho risposto male prima. Non mi dovete parlare di mappe. Io le mappe non le voglio. Che poi le guardo storte. Anche la Yugugia. Potreste avere anche mia cugina. Perché poi allora il problema, il punto è che se voi mi dite ah vabbè veniamo noi a casa tua così Yugugina non viene, sappiate che non è vero. Non è mica vero. Diga, storto. Non è mica vero che non viene, quella viene lo stesso, conosce anche voi, dice, vabbè, che ci vuole? Siamo tutti insieme come una grande famiglia di stronzi. Quelli i cazzi sono i miei, mica sono i vostri. Sì, sulla porta blu, e allora Master è quello che immaginavo io. Dobbiamo uscire di qua, dove c'è il buco. Toh. Quindi letto con ospite, e ti conviene? Madonna mia, ma sempre più rumore in questa casa! Ma è spaccimma, dai, via. Ciao Wolfina, buon pomeriggio. Mua! Facciamo pagare tutta io cugina. Sì, come mi ha pagato il coso, il bagno schiuma bottiglia glitterato. Insomma, io non so se tu c'hai voglia di ciulartela, eh. Poi fate voi. Io sarò lì a guardarvi. No, che schifo, per favore, per l'amor del cielo non vi guarderò mai, né mo né mai, non vi voglio proprio vedere. Oh, chi è l'uscita di emergenza? Finalmente, via da questo luogo infausto.
Oh no. James. Vi solo saltare, James. Però posso dire che un'uscita di emergenza un po' del cazzo. Non c'è una scala antincendio oltre la porta. Forse l'hanno demolita quando hanno costruito l'edificio accanto. Credo di poter entrare nell'edificio accanto passando attraverso la finestra che ho davanti. Fallo. Posso dire che è un po' un'uscita di emergenza del cazzo. Troppo amore e ora piango. Dove? In questo canale? Vogliono assaggiare tutti la pasta col tonno? No, no, ma io sono contenta. Venite ad assaggiare la pasta col tonno? Va benissimo, raga. Cioè, io vi ospito. Sarò lì a guardare, nel senso che non, ovviamente non vi guarderò nella parte sensual. Ah, c'è qualcosa nel cesso, vuoi tirarlo fuori? Ma sì, dai, mettiamo le mani nei gabinetti altrui. Ma chi se ne frega? Sembra un portafogli, sembra contenere un biglietto. 11.04.13.06. Va bene, ma con i guanti? Dove li trovi i guanti a Silent Hill? Mica li vendono. Mica li vendono i guanti a Silent Hill. A Silent Hill non si vendono guanti, non si portano. Sono in disuso. Lì sta guardando qualcosa e quella cosa è una bella boccettina. Sta silentando bene la signorina. Ti devo dire. Pensavo trovassi un memorandum. Invece trovo una smemoranda. Sburri. No! Volevo dire. Aspetta. Troverò un termine più adeguato. Tiè. Ok. Fai tutto a posto. Katia, sì, sì. C'è. È il mio nome, dica. Qual è il problema? Scaraburi, non ho la mappa di questa zona. Può far bacco? No, è che non... Scaraburi, volevo dire. Mi manca giocare Final Fantasy 9. Bellissimo, grande gioco. Che abbiamo cominciato a fare la nostra run al 100%, però non abbiamo mai finito. Quindi adesso era per ricordarmi Buriburi, Scaraburi. Smetterò di trovare gli specchi a cui appendermi prima o poi. Mo bei cazzi però. Io dove la trovo la mappa di questa zona? Qui c'è un exit. Via. Che rumore fa? Tipo spari, ma è un bonk. Vabbè, è un bonk per forza che abbiamo una mazza. Quindi si bonka. Sbaglio su PS, sul pass c'è Chaos. Ma Chaos intendi Final Fantasy Chaos Edition. È chiuso. Sì, però c'è un bigliettino. Sì, oh. Caro team, sono uscito perché ho una faccenda da sbrigare. Ho lasciato la chiave di casa con lo zio David. Cioè, proprio... Tu lo sai dove abita, no? La chiave è nella stanza vicino alla scala del primo piano. Tornerò appena posso, quindi vada a casa mentre non ci sono. Va bene. Vado a casa. Vado a casa, nel senso che vado proprio a casa. Va bene, dai. Venga, venga qui! Sono pronta a servirla! Tiè! Che? 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 Giù, bussavi. Qui è chiuso. Qui? Niente. Yukali, quello? Chi quello? Quello cosa? Che devo fare? Non ho capito. Ah, io continuo a non avere la mappa di questa zona. Aspettate che sto sbagliando. No, la mappa di questa zona. Continua a non avere la mappa di questa zona. Qual è quello? Quello chi? C'è un primo piano che mi devo ricordare? Tra l'altro, ragazzi, qual era l'uscita? Qua? No? C'era un'uscita? Qua? Nell'estpis. Ci perderemo? Ah, il Final Fantasy di Chaos. Che però, fra l'altro, non mi ricordo nemmeno come si chiamava. Final Fantasy... Origins, no. Final Fantasy, la serratura. Paradise, qualcosa di Paradise. Stranger of Paradise. Bello, bellissimo. L'ho lasciato a metà. Era così bello che l'ho lasciato a metà. Saluta Square Enix, a cui vogliamo sempre bene. E noi siamo grandissimi estimatori, comunque, nonostante tutto. Andiamo. Va bene, perfetto. Nel WC ho preso un portafoglio. Dentro c'è un codice. Sì. Sento un cane. Ah. Dove sta? Chi è?
Mostrati! Sì, magari smetto di dare cauci a qualcuno a caso. Mostrati! Sì, c'era un codice. Ti aspettiamo per una sponsorizzazione. Maghi, ma da piglia. Vorrei capire a che mi serviva il codice. Ma il codice non serviva per la signora Susanna che ha lasciato la chiave da Gennaro il fragolaio. Suppongo. Un codice sconto. Raga, io salverei più che altro. Io volevo uscire dal palazzo prima di andare via. Sono le 17 però, che vogliamo fare? No, dai, continuiamo la prossima volta. Continuiamo la prossima volta con calma, perché ce lo prendiamo con calma. Perché è lungo il palazzo. Io me lo ricordavo che era lungo il palazzo. In realtà tutti i dungeon mi ricordo che sono molto lunghi. Anche l'ospedale è stralungo, sono tutti lunghi. Quindi facciamo così. Ci fermiamo. Tanto domani non ci vediamo con Silent Hill, perché lo facciamo. Questo lo continuiamo venerdì. Lo continuiamo direttamente venerdì.